Legittima difesa. George Zimmerman uccise Trayvon Martin per legittima difesa e per questo ora è un uomo libero. Dopo circa 16 ore di camera di consiglio, le sei giurate, tutte donne, quasi tutte madri, dopo attenta selezione, hanno stabilito questa verità. 10 di sera, ora della costa orientale, Sanford, Florida. Nel tribunale si mette così la parola fine a un processo che ha tenuto il paese con il fiato sospeso. Fuori dal tribunale ci si interroga su quali saranno le reazioni. George Zimmerman non è colpevole, ma questo non è un semplice caso di omicidio. Questo è un caso che ha fatto parlare dallo scorso febbraio di razzismo. La vittima, Trayvon, 17 anni, afroamericano, felpa con cappuccio calata sul volto, ucciso da George Zimmerman, 29 anni, ispanico, guardia volontaria, l'accusato ora scagionato, mentre tornava a casa del padre dopo aver comprato una bibita e delle caramelle. Una chiamata alla polizia perché c'è un ragazzo sospetto che termina con un colpo di pistola e una morte. Se io avessi un figlio sarebbe come Trayvon. Era intervenuto lo stesso Barack Obama nelle settimane seguenti l'omicidio, dopo le prime polemiche e proteste legate alla decisione della polizia di non arrestare Zimmerman in attesa del processo. Questo processo non riguarda il diritto di portare armi, né il razzismo. Chiediamo pace e privacy per la famiglia di Trayvon, dice in serata lo State Attorney, ma nessuno le crede. Soprattutto l'accusa di razzismo rimbalza nel paese. Trayvon è stato ucciso perché è stato individuato come possibile criminale, ribadisce il procuratore sconfitto, ma che alza le mani davanti al verdetto. Lei non ha più nulla a che fare con questa corte, è libero, può andare. Le ultime parole del giudice per Zimmerman, che può lasciare il tribunale da uomo libero con madre, padre e moglie e che avrà indietro la sua pistola, mentre i genitori di Trayvon hanno scelto di non assistere alla lettura del verdetto in aula. Liliana Facciari Pintozzi, Sky TG24, New York.